Non è riuscita la primavera dell'Atalanta a centrare il suo terzo scudetto consecutivo. In finale si è imposto l'Empoli per 5-3. Questa battuta d'arresto non toglie nulla ai meriti dei ragazzi di Massimo Brambilla, che nonostante la partenza non propriamente brillante, sono stati capaci di disputare un'altra stagione da protagonisti. Una partita intensa, una partita quasi non sembrava una finale, perché in genere le finali sono molto bloccate, mentre invece qua insomma le due squadre hanno giocato per provare a vincerla. Noi da parte nostra abbiamo fatto troppi errori. Quando fai troppi errori, soprattutto in una finale, è normale perdere. Però c'è da fare i complimenti all'Empoli, perché è una squadra che fa un calcio, un bel calcio, un calcio propositivo, a giocatori di qualità, e credo di dire che comunque oggi hanno meritato di vincere, e quindi complimenti a loro. Detto questo, faccio i complimenti anche alla mia squadra, che veramente ha lottato col cuore fino all'ultimo secondo. È stata una partita strana, perché comunque l'Empoli ha avuto occasioni, le ha sfruttate, e poi nel momento in cui noi riuscivamo ad aprire la partita trovando il gol, dopo neanche 2-3 minuti loro ce ne facevano un altro. Quindi è sempre stata per noi in salita, e nonostante quello però siamo sempre stati in partita, perché abbiamo sempre dato la sensazione di poter essere pericolosi, di creare, di poter fare il gol per riaprirla. Chiaramente facendo tanti errori di questo genere poi è difficile insomma portare a casa una vittoria oggi. Per noi è stata un'annata straordinaria, un'annata che ci ha fatto crescere tantissimo, sia noi come gruppo staff, sia i ragazzi. Siamo passati attraverso tante difficoltà quest'anno e ne siamo usciti più forti. Ho detto ai ragazzi che andranno a giocare nel mondo dei grandi, che sicuramente sono pronti. È un'annata che probabilmente ci servirà di più rispetto magari a quella dove probabilmente abbiamo vinto lo scudetto. Ai ragazzi servirà, perché comunque sono cresciuti, sono migliorati e l'hanno vissuta sulla loro pelle. Il loro cammino è stato importante quest'anno. Tra i protagonisti di questa stagione anche Davide Ghislandi, che in finale ha però dovuto abbandonare il rettangolo di gioco già nel primo tempo per infortunio. Devo dire che un giudizio di squadra, sono soddisfattissimo e orgogliosissimo dei miei compagni e di tutta la squadra, perché all'inizio non eravamo partiti bene e nessuno si aspettava questo finale di stagione. Però ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre lavorato, siamo arrivati fino alla fine a giocarcela e oggi è andata così. Più che cos'è che non ha funzionato, è più da fare i complimenti a loro, che hanno fatto una grande partita. Sono una grande squadra e la squadra temevo di più tra queste finali. E infatti si è dimostrato questo, e hanno vinto, e c'è da dare molti meriti a loro, più che non meriti nostri, di sicuro.